stai bene? Sì, perché? Voglio dire, ti senti forte? Perché? Vieni con me. Dove andiamo? Vieni. Scusate, c'è qualcuno di voi che è forte a braccio di ferro? Perché? Beh, questo ragazzo credo che potrebbe battere più forte di voi, diciamo, 2 volte su 3. Sta solamente scherzando, scusa, andiamo. Hai il difetto di essere timido, ma sono così sicuro di lui che ci scommetterei sopra. Senti, non è che io ti vinco, io ti uccido proprio. Che cosa aspettiamo ad andarci? No, un momento, non hai nessuna possibilità contro di lui. Sì, 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 lo so. 10-1. Io metto $10 e tu 1, ci stai? Va bene, ci sto. 10-1, d'accordo. Dai, 10-1. 2 volte su 3, d'accordo? Devi levare quella roba, non è regolare. Quel bamboccio lo butti giù. I guanti non sono ammessi. Andiamo. Benissimo, mettete in posizione i gomiti. Dai, cominciamo. Sei un vermiciattolo. Sembra una femmina. Per me è proprio una femmina. È un signorino. Non ascoltarti. Cerca di concentrarti, Mike. Dai, uccidilo. Gliela faremo vedere noi. Ce la puoi fare. Massimo della forza. Over the top. Sei pronto? Via. Due su tre. Io lo aspetto. Dov'è il tuo campione? Aspetta, dove diavolo vai? Ora ho capito, volevi solo umiliarmi e ci sei riuscito. Nonno dice che sei un perdente, vuoi far diventare un perdente anche me, ma che t'ho fatto io? Mike, non mi interessa cosa pensa di me tuo nonno, ok? A me interessi solo te. Là dentro hai perso perché non ti sei impegnato, non abbastanza per vincere. Io so che puoi farcela. Sei un ragazzo in gamba e sei mio figlio, capito Mike? Ma sei anche abituato a essere servito e riverito. Nessuno ti ha insegnato a lottare. Ora devi cavartela da solo, Mike, e ce la puoi fare. Devi imparare subito che il mondo è pronto a schiacciarti e a farti fuori. Capisci quello che dico? Se vuoi una cosa, devi lottare. È chiaro, devi lottare. Va dentro e prova, so che puoi vincere. E anche se non vinci non importa, hai lottato. Se perdi lottando non ha importanza. Ti sei battuto, hai perso con dignità. E se ora non torni là dentro ti dispiacerà. Perché comunque è un atto di vigliaccheria, capisci figliolo? Andiamo, ce la puoi fare, lo fai per me. Coraggio, andiamo. Vieni, non farti impressionare, lo puoi battere, sei più forte di lui, ma devi crederci, devi esserne convinto, capisci? Bene. Dove era andato a piangere, eh? Prima ha perso per generosità, ma adesso è un'altra cosa. Non c'è neanche gusto. Ora lo devi battere. Sì. Sembra quasi che faccia sul serio. A me fa solo ridere. Prendete la posizione. Questa volta devi proprio distruggerlo, Ricky. Ti torco il polso e ti spezzo il braccio. Zitto, ti puzza il fiato. Pronti? Via! Dai, forza, Ricky, ammazza! Forza, più ancora. Forte! Forza, ancora, ancora! Coraggio. Adesso cambia presa. Ci sei, Mike? Forza. Più forte, Mike! Spingi! Spingi ancora! Ci sei, Mike! Ci sei! Forza! Forza, Mike! Ci sei, Mike! Hai visto che ce l'hai fatta? Lasciami! Non è finita! C'è ancora una chance! Ora avanti! Stavolta t'ammazzo! Un'altra volta! Sì, giusto! Dio, ti odio! Forza! Coraggio! Pronti? Via! Dai, Ricky! Ce l'hai capito! Forza! Vuoi battere! Ora Mike! Più forza! Ancora di più! Ci sei, Mike! Ancora un po'! Hai visto, Mike? Hai visto che ce l'hai fatta? Altro che femminuccia! Sei grande! E ora riscuoti! Mi dovete $1! Ma paga! Porca miseria! Avanti! Come diavolo hai fatto? Ho un buon maestro! Ah, grazie! Andiamo! Non l'avrei mai creduto! Neanch'io! $5 da quelli! Porca miseria!